Benjamin. Alle mie spalle Urs, Solomia, Felice, Desert, Balbier e un po' più su Arciarda. Io vengo da Arciarda. Mi fa molto piacere fare in modo che anche quest'anno, per questa iniziativa, il parco sia coinvolto. Il parco, come abbiamo visto, come vedete dalla locandina, su questi lavori della toponomastica ha partecipato tantissimo. Moltissime delle nostre guardie si sono adoperate negli anni per riuscire a chiudere tutta questa serie di pubblicazioni. Un parco deve impegnarsi in queste cose, perché un parco deve partecipare alla pubblicazione, perché un parco deve mandare il suo personale a fare determinate attività. Che non è lo scopo fondamentale di sapere che Zusla Brua si chiama Zusla Brua, perché tra 20 anni di Zusla Brua non gliene frega niente a nessuno. Ma l'importante è riuscire a ricollegare tutto questo lavoro fatto con la cultura e con tutte quelle persone che questo lavoro hanno fatto negli anni, nei secoli. Mio nonno, tuo nonno, suo bisnonno, suo trisnonno. Quindi questa toponomastica non è il ricordo puro e semplice, mero, del nome del luogo, ma è il ricordo di quelle persone, il ricordo di quella cultura, il ricordo di quella, di tutto ciò che ha fatto questi territori, quello che sono oggi. Il Citoneo è un centro di memoria sulla documentazione della memoria orale. Non c'è niente di più orale che i toponimi. Ma c'è dietro un toponimo? C'è la vita, c'è la nostra vita. Quindi questa è una cosa che dobbiamo studiare tutti assieme e questo, secondo me, è una cosa che dobbiamo piano piano portare avanti tutti. Quindi grazie a tutti coloro che studiano queste cose qua. Porto un saluto del Consorzio Forestale Alta Valle Sud, dei 14 comuni che lo compongono, e direi che un altro aspetto che non è stato ancora trattato nei saluti dell'autorità è quello di dire come in questi anni si riescono ancora a fare queste cose qua. La cosa interessante credo sia proprio questa, no? Che grazie a una triangolazione, no? Che è quella rappresentata dall'Ecomuseo Colombano Romean, che è lo strumento, dal CESDOMEO, che è la presenza politica del territorio, e dal Consorzio Forestale, che è l'ente che ha soldi, l'ente economico del territorio. Sono soldi che si producono in Alta Valle di Susa. La toponomastica è l'ultima a morire, è il modo più coerente e soprattutto più duraturo nel tempo di tramandare questa memoria e con ciò il valore che essa ha costituito per tanti secoli, come è stato anticipato prima. Farò da moderatrice, nel senso che annuncerò, farò la lettera, annuncio semplicemente i relatori. Cominciamo con il dottor Matteo Rivoira, grande linguistico italiano. Il lavoro, che consisteva nel copiare e confrontare i materiali con quelli che c'erano qui, è stato il primo approccio alla toponomastica per capire che cosa vuol dire che i nomi raccontano un territorio. Basta aprire la prima pagina, cioè la pagina 21, vabbè, siamo nel vallone dell'Aron. Sotto il colle si allunga il pian dei morti, Clodumont, signora, quale dei numerosi eventi bellici ne abbia originato il nome, anche se sospiso ipotizza che si tratti della disfatta degli Ugonotti scampati nel 1562 al massacro operato dalla Casette alla Tour d'Amont. Gli anziani ricordano croci ormai quasi marci innalzate verso il bordo inferiore. Per salvaguardare questo patrimonio dal tempo, dallo scorrere del tempo, dall'usura, dalle alterazioni di varia natura, trova appunto nei guardiaparco davvero dei formidabili aiuti in tal senso. Noi abbiamo scelto questo, l'Europe du Jazz, che ha diciamo due tipi di interessi. Uno legato a delle leggende, perché vi ne ho ricordata una, ma poi forse ce n'è anche un'altra, e poi anche l'altro, l'aspetto diciamo geologico. Praticamente Sansone avrebbe portato sulle spalle questo blocco e l'avrebbe depositato lì. Avevamo trovato la famosa Buila du Ghiass, che fra l'altro ritrovare oggi come oggi non sarebbe tanto facile. E in mezzo a quello che poteva sembrare un buco di pietre c'era questa piccola caverna, no, che era la Buila du Ghiass, dove praticamente si conservava la neve, si trasformava in ghiaccio e veniva poi utilizzata d'estate. In che modo? Essendo questa zona piuttosto povera d'acqua, si prendeva sostanzialmente poi un blocchetto di ghiaccio dalla caverna, no? E si metteva su una pietra sotto una foglia, no? Nella pietra era stato scavato praticamente un piccolo avvallamento, no?
in quel modo lì si scioglieva il blocco di ghiaccio, tutti gli eventuali imbiordisco, che chiamano imbiordisco in Piemonte, tutti i vari pezzettini di erba e quant'altro rimanevano sulla foglia, si toglieva la foglia e si poteva avere dell'acqua pulita in un posto dove non ce n'era. Insomma, tra quello che ho raccolto io, che doveva servirmi appunto per la mia tesi di laurea, quindi percorso che molti di noi oggi presenti hanno fatto, abbiamo raggiunto i 900 toponimi, con un discreto numero di informatori, 62 informatori, tra l'altro per il fatto che Elio aveva iniziato alcuni anni prima rispetto a me, ho avuto la possibilità anche di intervistare persone già più anziane che nel frattempo, quando poi ho preso io in mano la ricerca, ormai erano mancate. Quindi un po' di anni per la raccolta, indubbiamente la trascrizione dei toponimi, la compilazione non è stata semplice, è un po' lunga, ma di fatto dopo il lavoro fatto per la tesi di laurea, per alcuni mesi avevo riversato la mia ricerca e quella di Elio all'interno del database dell'Atlante toponomastico. Ci siamo comunque messi d'accordo che sarebbe stato un assurdo pubblicare il parco in se stesso, perché linguisticamente i vari comuni erano molto diversi, quindi la TPM comunque pubblicava per comuni, quindi ci siamo dati da fare ad un certo punto a continuare la ricerca su Salvetran anche nella parte esterna al parco, e quindi siamo arrivati a raccogliere appunto questi su Salvetran 924 toponimi. Io raccoglievo i toponimi e poi i posti me li sono girati tutti, non c'era un toponimo che io non abbia visto, e devo dire che pur essendo di Exiles ho visto dei posti che ho visto solo in quell'occasione lì e non sono più tornato. Sono dei posti che sono talmente difficili da andare che non è così comodo vederli. Quando Fenice era ancora abbastanza abitato da gente del posto, oramai non c'è quasi più nessuno che si ricorda di un toponimo o di un altro. Grazie alla Irma Busi e a Morandi, al dottor Morandi, siamo riusciti a fare questo libro, sono loro che l'hanno pubblicato. Insomma, poi dei toponimi, sapete meglio di me, che dicono il luogo del posto, ossia il Serre de la Croix, come noi lo chiamiamo, è un posto molto ripido, che è una croce a salirlo. Questo è il Serre de la Croix. Ed è proprio per questo che oggi, 12 aprile 1876, noi Comsu, cioè tre rappresentanti delle comunità di Fenils, Solognac ed Eser, ci siamo riuniti per concordare la vendita al signor Alexander Galli di San Marco di Ulz, che ha l'appalto per le patenti dei Caser de Suse e de Vallée, di tutte le piante del Bois de Vallée, ad eccezione delle piante che non superano i 16 cm di diametro, al costo di 40 soldi per tesa da misurarsi in bio. Ma quante piante saranno? Oh, dunque. Io là ne conto 3, 6, 10. Lassù 4, altre 10. 10.000. Beh, a occhio, a occhio. Ma scusate, se noi vendiamo tutte le piante, non ci rimarrà più legna per il riscaldamento. E neanche avremo piante per riparare i tetti o sostituirli qualora ci fosse un incendio. Ma no, signori, cosa dite? Ma no. Voi di deserto avete il legname del bosco dell'Anvers. Voi avete quello di Bradurano, io avevo quello del Brusai, quindi non c'è il problema. Anzi, con questa vendita ci faremo un sacco di soldi. E con questi soldi potremo riparare i forni, le case, le strade, lungo la Dora, pagare gli stipendi dei maestri, pagare le guardie campestri. A che cosa? Senza contare che poi avremo tutti più pascolo,
Una comune. Allora, signori! Eccoci! Sì. Vogliamo sottoscrivere questo contratto? Non ho tanto tempo da perdere. Sto finendo di tagliare sopra The Days. Sì. E poi devo andare a tagliare il legname del forte di Exiles per il riscaldamento e il rifornimento delle truppe di Sua Maestà. E poi una vecchia, il legname per le travature delle opere militari della provincia di Susa. Sì. Sapete, come si dice, il bo, per più dur, la vanta al tagliare all'Unbei, par brulà alla Lundò. Certo, sì. Ecco qua il contratto. Eccolo. Tutti alla osteria! Prego, prego, prego.